però la Commissione ha deliberato unanimemente su questo terreno. Come pure, però, la Commissione non si è inventata queste cose. Io non metto in discussione che loro abbiano raccolto delle testimonianze, però io credo che ci siano dei dubbi su chi ha fatto quelle testimonianze, perché vi ho detto prima alcuni elementi su alcune persone che sono stati chiamati sicuramente a testimoniare, ma soprattutto è stato impedito che chi è stato chiamato in causa potesse a sua volta portare o elementi oggettivi o testimonianze che potevano contrastare quella impostazione. Sul fatto della decisione unanime della Commissione e sul fatto di aver comunque dovuto mettere in pasto dei nomi, io non condivido questo metodo che hanno adoperato, anche se in parte posso capire le condizioni dei commissari, perché si è creata una tale pressione e attenzione su quella commissione, per cui io ho parlato anche con alcuni di questi, hanno detto: ma se noi non avessimo fatto dei nomi, chiaramente passare dalla parte dei torto, quindi a essere attaccati, saremmo stati noi. Quindi, piuttosto che essere messi sulla graticola loro come membri di commissione, hanno giustamente, per loro, dal loro punto di vista, preferito mettere sulla graticola altri. Quindi oggi siamo sulla graticola, ma in maniera assolutamente immeritata e assolutamente illegittima, perché semmai quelle conclusioni dovevano essere tirate dietro un'indagine seria che, ripeto, tenesse conto anche della difesa, che qui non è stata possibile. Quindi potevano esserci varie strade, che la Commissione mandava gli atti al Tribunale, faceva concludere la indagine, poi il Tribunale fa le indagini di carattere penale e dà le sanzioni di carattere penale, però poi la Commissione avrebbe potuto riprendere in mano, una volta accertati i fatti, per vedere eventualmente le responsabilità politiche. Per cui qui vengono fuori delle responsabilità politiche ancor prima che vengano accertate responsabilità penali, e un giudizio politico indipendentemente dall'accertamento della verità. Questo, se permettete, è inaccettabile. Io devo anche dire che ho iniziato a fare politica nel 1978, sono ormai 35 anni che faccio politica, e ho sempre inteso la politica una passione, un'attività gratificante da molti punti di vista, un lavoro nell'interesse del paese. Posso aver fatto i miei errori, ma credo di aver fatto anche delle cose positive per questo paese. Quello che non ho mai fatto nella mia attività politica è dedicare il mio tempo per cercare di dare addosso o trovare elementi di vita privata o di altro genere dei miei avversari politici. Io da 15 anni a questa parte, dove non riescono a sconfiggermi sul piano politico, cercano sempre di andare su questioni che non c'entrano niente con la mia attività politica. Perché a me sono andati a vedere dappertutto, sul mio corso di studi, anche qui hanno fatto una questione sul tirocinio per l'abilitazione alla professione di avvocato, e anche qui passata al setaccio con delle situazioni inquietanti che coinvolgono anche qualcuno dentro il tribunale, ok? La questione dei lotti di Valdragone, anche qui conclusasi con un'archiviazione, e adesso questa questione qui. E quindi la ricerca
combattere un avversario politico con le armi della politica è una cosa legittima e anche il bello, se vogliamo, della politica. Ma quando chi non ha armi politiche o non ha capacità politiche si dedica a questo tipo di attività mentre il paese va a rotoli, io credo che debba essere guardato in un certo modo, perché non si è mai messo tanto impegno come in questa fase qui a cercare di trovare i testimoni che dicessero certe cose, piuttosto che cercare di risolvere i problemi di questo paese. E questo è l'amarezza di questa situazione, perché poi non credo che ci fosse necessità in questo momento, non credo di essere un pericolo politico per qualcuno, perché io con la legge dei 10 anni non posso essere in congresso di Stato, non so se mi candiderò o meno, quindi sono tutte questioni che dimostrano solo una grande cattiveria, forse anche invidia, e quindi credo che con questi sentimenti non si vada da nessuna parte. E quindi questa è l'amarezza e la conclusione amara di questa questione, è un'accusa verso chi fa politica invece di cercare di essere migliore degli altri, ma cercare solo di denigrare gli altri.